Eccolo qua. Questo dovrebbe essere teoricamente il Carlo, né? Il progettista delle Decibel e di tutto quanto il resto. Capelli bianchi, qualche ruga qua, niente peli sulla lingua. E aspetta un attimo che la mettiamo dritta, va, perché così almeno facciamo anche un po' bella figura, né? Giustamente non ho 26 anni, non ne ho 37, neanche 42, neanche 58. Siamo sopra i 65 ormai, eh? Sotto il fico, né? Dove volete che sia. Siccome che più di qualcuno si è espresso in maniera, diciamo, abbastanza allusoria nei miei confronti, non ti fai vedere questo, quell'altro, tu pensi di all'ombra. No, io sì, sono all'ombra del fico, ci mancherebbe altro. Non mi nascondo dietro a niente. Non ho nessun motivo di stare all'ombra di niente. E se c'è qualche signore che ha qualcosa da dirmi, adesso mi vede anche in faccia. Quindi io non ce l'ho con nessuno. Solamente che quando uno mi contesta qualcosa, che abbia delle basi tecniche per poterlo fare, perché se uno contesta e dopo non sa neanche quello che dice, non è proprio colpa mia del tutto, insomma, ecco. Buono, avete visto anche il misterioso personaggio che si cela dietro i filmatini. Beh, misterioso, per modo di dire, dai. Niente, questo video qua l'ho messo più che altro perché ci sono delle persone che effettivamente continuano a dire sì, tu fai questo o quell'altro, però non ti esponi, non ti metti. Cioè, non. Sembra quasi che il sottoscritto sia uno che vuole stare nell'ombra e che non voglia. No. Diciamo, sono sempre stato un topo da laboratorio. In camera anecoica, in progettistica. Non ho mai partecipato a fiere, mostre e tutto quanto per il semplice fatto che non me ne frega proprio meno di una sega di mettermi in mostra. Ecco, tutto qua. Comunque era giusto che qualcuno che voleva sapere, almeno vedere in faccia chi è il coglioncello, eccolo qua. Boh, ciao a tutti ragazzi.